La nebbia scesa lunedì pomeriggio su Piazza Italia è la stessa che avvolge il futuro dei lavoratori della filiera del tabacco dell'Alto Tevere. Lunedì sono stati circa 200 i dipendenti della trasformazione Tabacco Italia di Cerbara a manifestare davanti ai palazzi della regione. I lavoratori hanno voluto dare voce alla loro preoccupazione e hanno chiesto alle istituzioni delle soluzioni dopo che, sulla base di un accordo tra la Japan Tobacco International e la Delta Fina di Bastia Umbra, nei prossimi mesi la produzione del tabacco greggio verrà spostata dall'Alto Tevere a Bastia. L'appuntamento di lunedì ha segnato anche un innalzamento della tensione. I lavoratori, infatti, all'unanimità, hanno deciso di bloccare la produzione a partire da martedì mattina. Uno stop che andrà avanti fino a quando tutto il CDA della TTI, hanno detto, non verrà a spiegarci la situazione. E ad Armanforte i dipendenti di Cerbara potrebbero arrivare anche quelli della Delta Fina, che stanno valutando la possibilità di una manifestazione. Allora, domani mattina tutti quanti alle ore 6 a Cerbara e interrompiamo la lavorazione. Questo deve essere fatto. E la interrompiamo fino a che tutto il consiglio d'amministrazione non compare davanti in assemblea, davanti ai lavoratori. E pretenderemo le ore pagate per tutto il tempo che bloccheremo la lavorazione. Noi siamo qui perché nel mese di dicembre, alla fine del 21, quindi la GTI, che è la multinazionale di riferimento, la Japan Tobacco Italia, che ha lavorato con noi per 10 anni, ha deciso di spostare il contratto e quindi non lavorare più a Città di Castello, ma di trasferirsi a Bastia Umbra. Questo comporta alla riduzione pian piano, sovente all'eliminazione, allo smantellamento di un'intera filiera del tabacco. Parliamo di 2500 posti di lavoro e stiamo parlando di una totale incertezza rispetto al nostro futuro. Purtroppo si sono verificate delle situazioni veramente a dir poco imbarazzanti, oltre che preoccupanti. Noi abbiamo scoperto di perdere il posto di lavoro dal giornale, dove brindavano affermando di aver salvato la filiera del tabacco in Umbria. Questo non è assolutamente vero e ancora ad oggi non ci sono state date risposte. E non solo, non siamo mai stati considerati da nessuna delle parti in causa, nessuno ha mai pensato a quelle che sarebbero state le ricadute occupazionali e noi siamo qui oggi perché siamo convinti che il fatto di esistere quantomeno vada riconosciuto. Quali possono essere le soluzioni concrete per uscire da questa situazione? Noi siamo chiaramente disposti a continuare a fare questo lavoro, stante che la multinazionale fa accordi con chi gli pare, un soggetto privato e siamo nel libero mercato, ma siamo più che propensi a richiedere di poter sopravvivere come lavoratori e quindi eventualmente avere in affidamento questi lavori. Siamo disposti a lavorare con altre multinazionali, siamo disposti a lavorare con la stessa multinazionale e ci piacerebbe, perché sono 10 anni che lavoriamo con la JTI. Non abbiamo mai ricevuto contestazioni, mai subito una qualsiasi tipologia di verbale di rimprovero, ossia siamo i primi, certificato da loro chiaramente, come fornitori al mondo e siamo i primi come sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e anche costi, perché noi costiamo meno di chi delle persone alle quali si sono rivolte al nostro posto. Ecco anche perché la situazione è del tutto non chiara e noi vorremmo vederci chiaro fino in fondo, proprio perché, ripeto, noi ci manteniamo le famiglie con questo lavoro, non siamo qui per fare politica o altro.